Ducato di Modena durante il periodo risorgimentale, o meglio, l'opposizione al risorgimento nel Ducato di Modena, perché parlare di Modena durante l'Ottocento significa parlare di una fiera e radicale opposizione sia al diffondersi delle idee liberali, questo è un fenomeno, possiamo dire, europeo, non certamente solo italiano, sia anche all'idea di creare sulla penisola italica un nuovo Stato unitario e centralista. C'erano, come vedremo, a idee alternative. Questa tendenza del Ducato di Modena a porsi come tenace opposizione al diffondersi delle idee che caratterizzano tutto il secolo delle trasformazioni si manifesta ben chiaramente fin dall'ingresso del Duca Francesco IV d'Austria-Este dopo il congresso di Vienna il 15 luglio del 1814. Il congresso di Vienna, come sappiamo, dopo la bufera napoleonica, ripristina gli antichi stati, restituisce i troni ai sovrani spodestati, ma non riesce a contrastare completamente il diffondersi dell'eredità della rivoluzione francese, che continua a covare sotto la cenere, viene difesa e diffusa da sette segrete, dalla carboneria. Quindi dall'inizio di questi fenomeni a Modena c'è una ben organizzata resistenza. Modena è famosa nell'Ottocento come la roccaforte del legittimismo, la città più reazionaria d'Italia, qualcuno dice addirittura d'Europa. Questo diciamo, per la concomitanza di due fattori fondamentali. Il primo è diciamo il carattere e le idee che Muovono muovono gli gli ultimi ultimi due due sovrani. sovrani, Francesco IV e Francesco V d'Austria-Este, sono forse gli ultimi e forse gli unici sovrani che hanno ben chiara l'idea legittimista, cioè di un potere che viene da Dio e come tale non può essere manomesso, non può essere mercanteggiato. Sono fieramente legittimisti, sono fortemente ovviamente conservatori e sono sinceramente cattolici. E agiscono di conseguenza. Saranno gli unici, ad esempio, a non riconoscere mai il potere di Luigi Filippo d'Orléans e Francesco V non riconoscerà nemmeno Napoleone III. Il secondo fattore, non meno importante, è la presenza a Modena di un attivissimo gruppo di intellettuali, legittimisti e cattolici che daranno vita a un'intensa attività culturale ed editoriale con riviste che diventeranno famose in tutta Italia e addirittura in Europa. Modena diventerà quindi una sorta di punto di riferimento per tutto il partito cattolico e legittimista europeo, proprio per questi due fattori. Fin dal suo arrivo a Modena, Francesco IV comincia a dedicarsi assiduamente a contrastare tutte quelle che erano le conseguenze del recente periodo di occupazione francese. Quindi fa riaprire immediatamente tutti i monasteri, tutte le chiese che erano state chiuse durante il periodo napoleonico, inaugura addirittura nuovi ordini religiosi, apre numerosi istituti caritativi, assistenziali, educativi e soprattutto incoraggia e sostiene l'attività editoriale di questo gruppo di intellettuali cattolici e legittimisti che vengono subito ribattezzati i Sanfedisti di Modena. Nel 1822 compare la prima Prima rivista. rivista che fa ca capo a questo gruppo, le Memorie di Religione, Morale e Letteratura. È il risultato di una serie di incontri che si tengono in un famoso salotto letterario modenese, appunto conservatore e legittimista. A presiedere il salotto letterario Don Giuseppe Baralli, che è considerato da molti il sacerdote più colto dell'Ottocento. Nella redazione della rivista arrivano fin da subito le menti più brillanti del ducato estense. Abbiamo Marcantonio Parenti, celebre accademico della Crusca, filologo e dantista. Abbiamo Don Luigi Reggianini, che poi sarà il vescovo di Modena. Abbiamo Severino Fabriani, recentemente beatificato, che aprirà un istituto per ragazzi sordomuti. E abbiamo insomma i nomi più interessanti del Ducato di Modena. E questa rivista diventa, come vi dicevo, celebre in tutta Italia, a tratti conosciuta anche all'estero, appunto come punto di riferimento per tutti quelli che vogliono continuare a coltivare i valori dell'antico regime. La caratteristica principale di questa rivista, però, è quella di mantenersi completamente estranea alla politica.
già proprio fin dall'inizio, ecco, si mantiene sulla linea di perseguire come unico obiettivo la difesa della religione, la difesa della morale e lo studio della buona letteratura, come proprio dice il titolo della testata. E in questo sarà diverso dalla successiva rivista modenese, assai più celebre, La voce della verità, che invece entrerà apertamente nella battaglia politica. E diciamo quindi che mantenendosi Mantenendosi. su un terreno più strettamente culturale, le memorie avranno meno successo, meno fama della voce della verità, però in un certo senso ne preparano il terreno, aprono la strada a quel grande successo, appunto, che i sanfedisti di Modena, chiamiamoli così, conosceranno in seguito. Quando l'Ottocento sappiamo che, appunto, nonostante il congresso di Vienna, nonostante la restaurazione si ponga come obiettivo quello di tornare pian piano ai valori dell'antico regime, ripristinare l'equilibrio europeo, sappiamo che, come dicevamo prima, non potrà impedire che le idee liberali si manifestino. E quindi tutto l'Ottocento è caratterizzato da queste ondate di moti che non sono un fenomeno italiano, non è che dalle città, dalle capitali della penisola italica partissero delle sollevazioni popolari contro i legittimi sovrani. A Modena almeno questo non è mai capitato, ma penso nemmeno nelle altre città. Si trattava in genere di fenomeni europei. I moti del 1821 partono, come sappiamo, dalla Spagna, quelli di 10 anni dopo, del 30-31, partono da Parigi. Nel 48 tutto parte ancora dalla Francia. Tuttavia non possono non arrivare delle conseguenze, nemmeno in una città come Modena, che era tutt'altro che disposta a lasciarsi irretire da questi fenomeni. Come dice Teodoro Bayard de Volo, amico, ministro e biografo dell'ultimo duca di Modena, c'era questa burrasca che si stava addensando su tutta l'Europa e quindi non si poteva evitare che almeno un piccolo boato non arrivasse anche a Modena, che pure appunto invece si stava caratterizzando per la fiera opposizione a tutte le nuove ideologie ottocentesche. Nel 1821, ad esempio, a Modena arriva subito la notizia dei disordini che ci sono stati in Piemonte, perché la duchessa di Modena, moglie di Francesco IV, è Maria Beatrice Vittoria di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I. E Vittorio Emanuele I, come sappiamo, abdica pur di non dover concedere la Costituzione. Nel momento in cui abdica, il potere passa a suo fratello Carlo Felice, perché Vittorio Emanuele I non ha figli maschi, ha 4 figlie femmine, di cui la duchessa di Modena è la maggiore. E Carlo Felice si trova a Modena, appunto, in visita alla nipote. Quindi la reggenza viene assunta da Carlo Alberto di Carignano, che peraltro è indicato dalla legge salica quale futuro erede di Casa Savoia, perché anche Carlo Felice non ha figli. Carlo Alberto però non fa bella figura, già non piace ai Savoia del ramo principale perché con quanto loro sono integerrimi, tanto lui è volubile. E quando si trova ad assumere la reggenza, probabilmente colto alla sprovvista, non trova di meglio da fare che concedere quella costituzione che lo zio aveva rifiutato a costo della corona. Carlo Felice naturalmente va su tutte le furie, da Modena gli invia un messo col famoso messaggio lapidario: se avete ancora una goccia di sangue sabaudo nelle vene, lasciate immediatamente Torino, andate a Novara e ivi attendete ordini. Carlo Alberto obbedisce, a Novara si comporta esattamente come Carlo Felice avrebbe dovuto, da perfetto legittimista, da perfetto reazionario, ma non riesce comunque ancora a convincere i suoi parenti del ramo principale di Casa Savoia. È famosa la frase di Carlo Felice: può darsi che Dio abbia fatto il miracolo di convertirlo, ma non ha ancora fatto quello di persuadermi. E infatti Vittorio Emanuele I e Carlo Felice stanno studiando un modo per non lasciare la corona nelle mani di Carlo Alberto, ma per poterla affidare alle mani ben più salde di Maria Beatrice Vittoria. Maria Beatrice Vittoria ha ereditato tutti gli ideali del padre, è perfetta moglie di Francesco IV, la pensa esattamente come lui, legittimista, religiosissima, donna tra l'altro di carattere forte e non disposta ad alcun tipo di compromesso.
Si valuta questa possibilità, ma alla fine non se ne farà nulla. Questo possiamo dire anche per un eccesso di onestà di coloro che pure avrebbero tratto grande beneficio da una possibilità simile. In primis, Francesco IV d'Austria Est mette in luce, durante questa discussione, mette in luce come in fondo l'evadere la legge salica sia una cosa scorretta, come non convenga mettere da parte una legge che ha lunga tradizione, alla quale i principi italici sono tutti molto legati, e inoltre mette anche in luce il rischio che Carlo Alberto, vedendosi escluso dalla successione, possa chiamare eserciti, potenze straniere e rivendicare con il loro aiuto i propri diritti, quindi intravede anche il rischio di una guerra. Pertanto non se la sente di portare avanti questa idea. Ovviamente possiamo pensare ora, fare un po' di storia col senno di poi, a cosa sarebbe successo se Francesco IV invece avesse portato avanti questa idea di sua moglie regina di Piemonte e Sardegna. Lui avrebbe potuto ampliare i confini del proprio potere. Francesco IV era un uomo dotato di grande ingegno, che gli viene riconosciuto anche dai suoi avversari. Era un uomo sicuramente ambizioso, era un uomo dotato di un carattere forte e autoritario, un uomo al quale sicuramente i confini stretti del Ducato Estense non bastavano, gli sarebbe piaciuto sicuramente poter regnare su un territorio più vasto. E poi non possiamo non pensare all'influenza che come re di Piemonte e Sardegna, oltre che duca di Modena, avrebbe potuto esercitare sullo svolgersi stesso dei fatti storici di un secolo così determinante come è stato l'Ottocento. Bisogna però anche calcolare che la caratteristica di Francesco IV non era l'ingegno pur evidente, non era l'ambizione, non era il carattere autoritario. Francesco IV era innanzitutto coerente con i propri valori, aveva una fede sincera e profondissima e era puramente legittimista. Pertanto questi valori non erano mai messi in discussione, qualunque fosse il vantaggio che si potesse ricavare da da un compromesso, come in questo caso. Quindi lui preferisce che tutto rimanga com'è. E continua appunto a fare semplicemente il duca di Modena, mentre Carlo Alberto diventerà, come sappiamo, re di Piemonte e Sardegna con le conseguenze che conosciamo. E non si era sbagliato di molto Carlo Felice a non fidarsi della sua conversione, visto che la vicenda politica di Carlo Alberto sarà quantomeno caratterizzata da un continuo oscillare di idee. Non a caso gli stessi liberali, che pure lo corteggiano, gli affibbiano soprannomi ironici come l'Italo Amleto, il re che tentenna, il re che vuole disvuole. A Modena, dopo questa vicenda, i moti del 1821 lasciano un altro strascico piuttosto grave, quantomeno per la fama di Francesco IV. Viene assassinato il capo della polizia Giulio Besini. Viene istituito un tribunale speciale per riconoscere e giudicare gli autori di questo delitto. Francesco IV concederà la grazia a quasi tutti i condannati, tranne uno, Don Giuseppe Andreoli, sacerdote iscritto alla Carboneria. Per Francesco IV non c'è possibilità di grazia, di perdono per lui, perché la sua qualità di sacerdote rende più grave il reato stesso di affiliazione alla Carboneria. Francesco IV è uomo tutto d'un pezzo, è uomo che detesta i compromessi, non può sicuramente capire e scusare questo che gli sembra un doppio tradimento, perché Don Andreoli, in quanto sacerdote, aveva sicuramente un'influenza sulla gioventù, e un sacerdote non poteva non conoscere i rischi che, innanzitutto per la fede e per la Chiesa, queste nuove sette rappresentavano. Quindi per lui non ci sarà possibilità
di ottenere la grazia. E bisogna anche dire che nessuna voce dalla Chiesa, dalle gerarchie ecclesiastiche, né di Modena né di Reggio, si levò in favore di Don Andreoli. Era ancora un tempo, evidentemente, in cui le gerarchie ecclesiastiche sapevano ben riconoscere i pericoli e i nemici dagli amici. Quindi diciamo che l'operato di Francesco IV, da questo punto di vista, passò assolutamente indenne, non fu giudicato crudele, non fu condannato né dalle aut altre autorità né dal popolo. Fu la sua fama che ci rimise, perché i liberali sappiamo che sapevano usare benissimo la propaganda, sapevano usare bene la penna, i giornali che avevano a disposizione, e quindi Francesco IV si ritrovò immediatamente condannato dai libri di storia. Lo ritroviamo addirittura sulle pagine della Certosa di Parma, di Stendhal, a incarnare il tiranno perfetto, lo stereotipo del tiranno. E molti libri di storia, anche successivi, dimenticando, fingendo di dimenticare la grande fedeltà, l'amore che i sudditi nutrivano per questo duca, non esitarono a condannarlo sempre come appunto tiranno, come uomo eccessivamente prepotente e autoritario, a causa di questa condanna a morte e di quella di 10 anni dopo, forse ancora più famosa, tutto sommato, di Ciro Menotti. Ciro Menotti, in seguito ai moti liberali del 1830-31, quelli che partono dalla Francia quando viene spodestato Carlo X, organizza a Modena una congiura. Si pensa di rapire il duca, forse anche la duchessa, di occupare Palazzo Ducale per cambiare il governo modenese. Ciro Menotti, prima di entrare in contatto con ambienti mazziniani e di ideare questa congiura, era un fedele duchista, era addirittura amico, possiamo dire, di Francesco IV, che lo aveva aiutato anche in un periodo di difficoltà della sua azienda di trucioli. Ciro Menotti era un imprenditore abbastanza noto a Modena, aveva anche libero accesso alla corte. Anche in questo caso, Francesco IV qui ricevette numerose richieste, numerose suppliche di concedere la grazia a Ciro Menotti, rimase sordo a queste suppliche perché anche in questo caso vi vide un doppio tradimento. Ciro Menotti con la sua azione non si macchiò solo del reato di lesa maestà, non compì un reato solamente politico, ma si macchiò anche del tradimento di un amico e di un benefattore. E ripeto, vista la tempra di Francesco IV, non ci si poteva ragionevolmente aspettare che potesse passare sopra a cose del genere. Quindi Ciro Menotti viene condannato a morte, viene decapitato nella piazza della Cittadella il 26 maggio del 1831 e a Modena c'è qualche giorno di disordine. La corte deve spostarsi a Mantova, i liberali diffondono numerose calunnie anche su Francesco IV, su una ipotesi del tutto improbabile, mi sento di dire, di un presunto accordo tra lui e Ciro Menotti che gli avrebbe proposto di diventare re d'Italia, di partecipare a queste rivolte liberali in modo da essere poi dai liberali indicato come futuro re di una penisola unificata. È piuttosto inverosimile che Francesco IV, dopo aver rifiutato la possibilità di salire per vie molto più oneste e pulite sul trono di Piemonte e Sardegna, abbia accettato una possibilità del genere. E la duchessa stessa, Maria Beatrice Vittoria, ne parla in una lettera al conte Boschetti di una proposta che Ciro Menotti fece a Francesco IV. Ovviamente, se ci fosse stato un accordo segreto, non ne avrebbe parlato, non l'avrebbe scritto nero su bianco su una lettera a un amico. Lei dice chiaramente che Ciro Menotti fece questa proposta, il duca la rifiutò e lui andò avanti per la sua strada. La condanna a morte di Ciro Menotti costò molto, insieme a quella di Don Andreoli, anzi, forse ancora di più, andò a confermare quella accusa che i liberali gli stavano muovendo, ma nonostante questo, appunto, Francesco IV non si fece convincere a fare un passo indietro. E bisogna dire che in questo periodo di
comunque di disordine che si creò, di malumore, di contrasto tra la ristretta, bisogna dire, classe liberale modenese e il resto della popolazione, che era invece, come abbiamo visto, favorevole e fedelissima al duca. In questi giorni di disordini ci fu anche un aspetto positivo. Marcantonio Parenti, la punta di diamante dell'ambiente intellettuale modenese, ritiratosi per qualche giorno in Campania, ebbe l'idea di creare un giornale diverso. E siccome stava vedendo come i nemici cominciassero ad affilare le loro armi, a farsi più prepotenti, a diffondere anche a livello propagandistico le loro idee, talvolta appunto anche bugie e calunnie, comincia a pensare che sia necessario creare un organo di informazione che potesse contrastarli efficacemente. E se è pur vero che le memorie di religione, morale e letteratura stavano in quegli anni conducendo un'egregia battaglia contro il diffondersi delle idee liberali e per la difesa dei valori tradizionali, è anche vero che esse continuavano a mantenersi strettamente fedeli a quell'iniziale intento di rimanere estranei a qualsiasi questione politica. E quella regola a molti degli intellettuali modenesi cominciava ad andare un po' stretta. Molti stavano pensando che invece fosse giunto il momento di scendere apertamente nel campo della politica per appunto poter tenere testa a questi avversari che si facevano sempre più invadenti. Si pensa quindi di creare un nuovo foglio, La Voce della Verità. Marcantonio Parenti ne parla con i suoi collaboratori, ne parla con il Duca e ovviamente nel giro di pochi giorni tutto viene approvato. Il nuovo giornale uscirà in quella stessa estate del 1831 e sarà subito un grandissimo successo. A dare vita al foglio saranno in tre sostanzialmente: Marcantonio Parenti, Giuseppe Bianchi, famosissimo astronomo, e Cesare Galvani, guardia nobile d'onore del Duca, che si era appena distinto validamente nello sventare la congiura di Ciro Menotti. Come primo direttore viene scelto Cesare Galvani. Cesare Galvani era un uomo molto particolare come carattere, un carattere estremamente focoso, estremamente battagliero. Era laureato in legge, era molto brillante anche nell'arte oratoria. E quindi, sotto la sua direzione, La Voce della Verità assume subito un aspetto particolarmente polemico e battagliero. Quando la direzione passerà dal Galvani al Parenti, qualcuno, come ad esempio Monaldo Leopardi, si preoccuperà che ne risulti infiacchita la battaglia. Ciò non sarà assolutamente vero, anche perché Marcantonio Parenti è solo più mite e pacato nei modi, ma come idee e ideali è assolutamente identico a Cesare Galvani. Però diciamo che Cesare Galvani, appunto, questo aspetto di grande entusiasmo nel portare avanti le sue battaglie, che caratterizza subito in una certa maniera il giornale. Quando passerà la direzione a Marcantonio Parenti sarà perché lui nel 1836, Galvani, con una vocazione un po' tardiva, deciderà di farsi sacerdote. E anche qui Monaldo Leopardi avrà qualcosa da ridire, dicendo che non approva assolutamente la sua decisione, perché dice: siamo in un momento storico in cui è necessario far vedere che certe battaglie non sono solo cose da preti. Ma Cesare Galvani non vorrà saperne di retrocedere, abbandonerà la direzione del giornale per farsi sacerdote. E bisogna dire che anche come sacerdote condurrà egregiamente la buona battaglia. Comunque, La Voce della Verità si presenta, come vi dicevo, fin da subito come un foglio estremamente tenace, pugnace, battagliero. Gli avversari politici, ovviamente, date queste premesse, si preoccupano subito, e La Voce della Verità entra subito nel mirino di tutti gli ambienti liberali e progressisti. È subito ribattezzata dagli ambienti liberali l'urlo della menzogna, la tromba della bugia.
E il problema però per i liberali nel criticare la voce della verità sarà quello di trovare degli appigli appunto per muoverle battaglia. Potranno criticarne sicuramente le idee, avendole completamente diverse, ma non potranno mai criticarne i contenuti, perché nella redazione della voce della verità, fin dai primi giorni, arrivano, come era già stato per le memorie di religione, morale e letteratura, le menti più brillanti del Ducato estense. Sono tutti personaggi molto qualificati, sono tutti personaggi capaci, brillanti, che sanno scrivere, che sanno parlare, sia quelli già famosi, come indubbiamente Marcantonio Parenti, che era un personaggio molto celebre nell'Ottocento e di indubbio spessore, ma anche i giovani. Abbiamo dei giovanissimi studenti di legge che si affacciano per la prima volta al giornalismo, che fanno il loro tirocinio sulle pagine della Voce della Verità, ma che poi faranno lunghissima strada nel mondo del giornalismo. Parlo di Bartolomeo Veratti, parlo di Filippo Palmieri. Per cui il giornale assume fin da subito le caratteristiche di un foglio assolutamente degno di nota e difficilissimo da contestare. Luigi Bosellini, che pure criticherà moltissimo la voce, proprio dal punto di vista delle idee, la definirà. Luigi Bosellini, premetto che era un intellettuale modenese, un insegnante universitario che poi sarebbe stato incaricato da Farini di scrivere un libello infamante sugli ultimi duchi di Modena. Luigi Bosellini della Voce della Verità dice che è una rivista unica negli annali del mondo per la sfacciata e furente esagerazione, al cui confronto gli altri giornali che dicono si clericali non sono che sfumature querellate. Però diceva anche che la Voce della Verità scriveva cose stolte, sì, ma non mai insipide. Cioè, c'era una contestazione chiara delle idee che per lui erano stolte, era stolto difendere i valori della tradizione, ma non mai insipide, perché anzi, era brillantissima la voce dei giornalisti sul foglio modenese. Ovviamente, il giornale si propone subito di condannare tutti quegli ambienti rivoluzionari che stanno appunto mettendo in pericolo l'equilibrio ricostituito della Restaurazione. E i primi bersagli delle polemiche della Voce della Verità sono i progressisti e i rivoluzionari più evidenti. Giuseppe Mazzini, ad esempio, sarà un notissimo bersaglio, sarà molto celebre in quegli anni la diatriba, la battaglia continua tra Giuseppe Mazzini e la Voce della Verità. Il primo articolo contro la Giovine Italia è di Cesare Galvani. Un'empia associazione si è formata in Marsiglia dal rifiuto e dalla feccia degli emigrati italiani, la quale impudentemente si dà il titolo di Giovine Italia. Si sappia che la Voce della Verità raccoglie il guanto che costoro gettano all'Italia e che combatterà le inique loro dottrine. E Giuseppe Mazzini risponde tacciando i redattori della Voce come quei vili la cui penna si vende a chi più la compra, facendo ovvio riferimento al fatto che il duca Francesco IV d'Austria-Este finanziava e sosteneva economicamente il giornale. Qui, conoscendo minimamente, adesso non possiamo addentrarci, ovviamente non è questa la sede, ma conoscendo e studiando le vicende della Voce della Verità, si può facilmente vedere che non era sempre così. Cioè, i redattori della Voce sì, ricevevano i finanziamenti del Duca per tenere vivo il giornale, che comunque nel giro di poco tempo ebbe un tale numero di lettori abbonati da non avere quasi più bisogno di questi finanziamenti. Ma loro scrivevano quello che pensavano. E poi è chiaro, molto spesso la pensavano esattamente come il Duca. Però le rare volte in cui ci furono dei contrasti, loro continuarono a fare quello che sentivano di dover fare in coscienza. È molto celebre un incidente diplomatico con l'Inghilterra che poi sarebbe costato la chiusura al giornale, in cui il Duca chiese ai redattori della Voce della Verità di scrivere pubblicamente sul foglio delle scuse e nessuno di loro lo fece. Quindi non erano, diciamo, succubi del duca che li sosteneva, avevano idee simili e le portavano avanti, ma in piena libertà. Quindi l'accusa di Mazzini rimane piuttosto infondata. Comunque, Cesare Galvani subito si difende,
sui fogli successivi continua a replicare a Giuseppe Mazzini. Sì, noi professiamo odio per le opinioni che sovvertono il mondo, noi professiamo di odiare e di combattere le opinioni della giovine Italia, odio agli errori, vendetta della verità sull'errore. E quando Mazzini lo accusa di non essersi firmato in queste accuse, Cesare Galvani insorge ancora di più. Voi mentite, Cesare Galvani, che allora scrisse di voi e qui scrive di nuovo, non si è occultato né si occulterà mai perché non vi teme. Egli si fa gloria della propria opinione e degli insulti che gli versano sopra i nemici di Dio e dei legittimi re. E a questo punto Mazzini non risponde più, però continua a leggere la voce della verità, anzi è quasi ossessionato dalla voce della verità, cerca sempre di procurarsi tutti i numeri e anche quando va in esilio in Svizzera incarica la madre di comprargli tutti i fogli del giornale e se li fa spedire. E a chi gliene chiede spiegazione, ironicamente risponde che le ingiurie della voce della verità sono qui uno dei pochi divertimenti che io possa avere, però la legge e la leggerà sempre. E Mazzini e la Giovine Italia, naturalmente, come quasi emblemi stessi, possiamo dire, della rivoluzione più sfacciata, non potevano che essere i primi bersagli della voce, ma di certo non sono gli unici. La voce non se la prende solo con i rivoluzionari aperti, se la prende anche con quella politica del giusto mezzo, da loro odiatissima, che nasconde tanti nemici, nemici più insidiosi proprio perché moderati, quindi non immediatamente evidenti. E con questi presupposti farà una lunga battaglia l'Antologia di Firenze, arrivando a farla chiudere. Vi dicevo che alla redazione della Voce della Verità arrivano le voci, le penne più brillanti del Ducato Estense, ma non solo. Abbiamo anche collaboratori, redattori che vengono da fuori i confini del Ducato. Uno dei più celebri è naturalmente il Principe di Canosa, che aveva avuto problemi a Napoli per il suo ultrarealismo e che aveva trovato felice accoglienza a Modena, dall'unico sovrano, come dirà lui stesso, immune dai vizi del tempo. Quali sono i vizi del tempo? La Restaurazione si era posta come obiettivo di preservare l'equilibrio così, diciamo, faticosamente restaurato dopo la bufera napoleonica. E a questo equilibrio si era interamente consacrata. E per paura che questo equilibrio potesse incrinarsi, guardava con sospetto a tutte le battaglie, quindi non solo a quelle dei rivoluzionari, dei progressisti, delle sette, della carboneria, dei liberali, ma anche a quelle degli ultrarealisti, perché comunque con il loro spirito battagliero, con una voce che si alzava al di sopra delle altre, potevano andare a turbare questo equilibrio. Quindi poteva benissimo capitare che qualcuno venisse anche perseguitato durante la Restaurazione per eccesso di amicizia, come appunto il principe di Canosa o come anche, dopo magari lo vedremo, Monaldo Leopardi. E ciò non capitava a Modena. Ecco, a Modena non si correva il rischio di essere perseguitati per eccesso di amicizia, anzi. E quindi in genere questi intellettuali che trovavano difficoltà da altre parti arrivavano a Modena convinti di poter esercitare liberamente la loro professione di idee. E quando Cesare Galvani è direttore del giornale e il giornale ha cominciato da poco la sua attività editoriale, a Modena c'è il grande caso arriva il grande caso della duchessa di Berry, Maria Carolina di Berry. Cesare Galvani non può che essere uno dei più accesi sostenitori dell'eroina della Vandea e sarà talmente tanto focoso nel difenderla che cadrà anche in qualche piccolo incidente. Maria Carolina è nata nella reggia di Caserta il 5 novembre 1798, figlia di Francesco I, futuro re delle Due Sicilie, allora ancora duca di Calabria. E nel 1816 sposa Carlo Ferdinando, duca di Berry. Il duca di Berry è il figlio dell'ultimo fratello di Luigi XVI, quindi ai duchi di Berry è affidato l'onore e l'onere di portare avanti la dinastia dei Gigli. Ma la coppia ha una sola figlia femmina quando una sera, uscito dal teatro dell'opera, Carlo Ferdinando viene colpito a morte.
al sellaio delle scuderie ducali Jean-Pierre Louvel, autore del Delitto, che viene chiesto quale fosse il motivo del suo gesto, e lui risponde semplicemente per estirpare l'ultimo seme dei Borboni. Ma quella sera stessa Maria Carolina stupisce tutti, annunciando che l'ultimo seme dei Borboni non morirà con Carlo Ferdinando perché già si trova nel suo grembo. E questa volta sarà Enrico, annuncia entusiasta, è certa di aspettare un maschio. Ed effettivamente darà alla luce un maschio, Enrico, futuro conte di Chambord, futuro erede al trono di Francia. E i moti del 1830 però rimettono tutto in discussione, perché Carlo X viene spodestato e va sul trono Luigi Filippo d'Orléans, il re borghese. Maria Carolina non si rassegna, gli altri sembrano rassegnarsi, Carlo X, anziano, stanco, probabilmente non ha voglia di combattere, lei invece vuole andare in Vandea, sperando che le popolazioni si sollevino come già si erano sollevate nel 1793 al grido di Dio e re. La famiglia reale francese prende le distanze, Carlo X l'accusa di essere un incosciente, una visionaria, e lei non trova di meglio da fare che andare a cercare rifugio a Modena, dall'unico sovrano immune dai vizi del tempo. Francesco IV sarà il grande protettore della duchessa di Berry. Quando Maria Carolina arriva nel Ducato Estense, viene sistemata nel Palazzo Ducale di Massa, ridente cittadina sulle coste tirreniche. Una cittadina dal clima salubre, dalla gente accogliente e giocosa. E lì passerà un soggiorno gradevole, organizzando insieme ai suoi collaboratori tutti i dettagli della futura insurrezione in Vandea. Massa in quei giorni viene ribattezzata la piccola Coblenza, perché come a Coblenza durante la Rivoluzione francese si riunivano aristocratici, intellettuali, soldati per appunto sognare e cercare di programmare una futura rivalsa, a Massa in quei giorni arrivano tutti i nomi più altisonanti della aristocrazia francese. Luigi Filippo d'Orléans, il re borghese, si preoccupa. Si preoccupa per questi movimenti della duchessa di Berry. Tra l'altro, lui non riesce subito, non riesce a farsi amare molto dai francesi, perché, come spesso capita quando si percorre la via di mezzo, si finisce per scontentare una parte e l'altra. Quindi, lui non riesce a farsi accettare dai monarchici perché non è il legittimo erede al trono di Francia, ma non riesce a farsi accettare del tutto dai repubblicani perché è comunque un re. Quindi, consapevole della precarietà del suo potere, è spaventato da qualsiasi movimento che possa metterlo a rischio. Quindi osserva cosa fa Maria Carolina e lui non dispone di una rappresentanza nel Ducato di Modena perché Francesco IV non lo ha mai riconosciuto. Quindi manda il poeta Alphonse de Lamartine, ambasciatore di Firenze, a far sapere a Francesco IV che Toulon è vicina a Massa. E poi, per cercare di intimidirlo, fa posizionare alcune navi ornate di tricolore vicino al litorale. Il Metternich, dall'Austria, sempre nello spirito della Restaurazione, fa subito sapere a Francesco IV che dall'Austria non arriverà nessun aiuto per Modena in caso di uno sbarco francese. E Francesco IV, invece, nel perfetto suo stile, risponde lapidario e orgoglioso che mi difenderò con i miei mezzi, obbedendo ai miei principi. E se dovessi perdere con onore il mio trono, sono certo che Sua Maestà il Buon Imperatore, capo della nostra famiglia, non mi rifiuterà quella stessa ospitalità che ora ritengo mio dovere non rifiutare a una principessa sfortunata. Quindi anche questo è da tenere conto. Molto spesso viene dimenticato dagli storici che accusano gli ultimi due duchi di Modena, giusta la loro fedeltà all'Austria, di essere dei semplici tirannelli al servizio dell'Austria. Non era così. Loro avevano fedeltà all'Austria perché ritenevano che l'impero avesse un ruolo fondamentale nella difesa dell'Europa cristiana e dell'Europa dei valori tradizionali, ma sapevano anche portare avanti le loro idee quando queste venivano comunque messe in discussione dall'Austria stessa, sapevano comunque mantenere una propria autonomia e indipendenza. Questo sarà sempre così, sia per Francesco IV sia per suo figlio Francesco V. Comunque la duchessa di Berry rimane a Massa
Continua a portare avanti il suo progetto. Nella notte di Capodanno brinda con il Lambrusco che Francesco IV le ha mandato in omaggio, brinda al successo della sua iniziativa e poi la sera del 24 aprile a A Ponte Ponte Camaiore Camaiore, si sì. imbarca su un calesse furtivamente in incognito e attende alcune ore sulla spiaggia che giunga la nave che la deve condurre in Vandea. Luigi Filippo d'Orléans, sempre più spaventato, manderà in Vandea i suoi uomini migliori per fermare la rivolta. I vandeani inizialmente risponderanno molto positivamente, si dimostreranno tutti disposti a seguire e a difendere i diritti della duchessa di Berry, ma la polizia governativa, guidata dal famigerato Vidocq, riuscirà a reprimere assai rapidamente la rivolta vandeana. Maria Carolina riesce miracolosamente a fuggire e trova rifugio nella soffitta di due anziane insospettabili a Nantes. Vidocq continua a cercarla e ponendo sulla sua testa una grossa taglia, riuscirà anche ad attrarre un falso amico che si farà suo delatore. E solo in questo modo Maria Carolina potrà essere catturata, ma verrà rinchiusa nella fortezza di Blaye e contrariamente a quello che aveva sperato Luigi Filippo d'Orléans, cioè di metterla fuori gioco, lasciarla lì rinchiusa nella fortezza dove presto tutti si sarebbero dimenticati di lei, invece proprio lì la principessa sfortunata, rinchiusa in una cittadella, diventa il simbolo della reazione, diventa il simbolo del legittimismo europeo, diventa un vero e proprio mito. E c'è gente addirittura che va a Blaye nella speranza di vederla passare tra i bastioni della fortezza. Naturalmente a Modena la voce della verità scrive articoli su articoli per inneggiare, esaltare questo esempio di fedeltà ai principi del legittimismo. E purtroppo su questo mito che si sta sempre più diffondendo tra i cattolici e i legittimisti europei, che sono all'epoca ancora tanti, non dimentichiamolo. Le nuove idee stanno sempre più prendendo piede, ma sono ancora in maggioranza coloro che invece si rifanno ai valori della tradizione. E su questa popolarità minaccia di scendere una piccola ombra. I giornali francesi annunciano a un certo punto che la duchessa di Berry è gravida. Cesare Galvani naturalmente insorge con il suo temperamento focoso, comincia subito a scrivere sulle pagine della Voce della Verità, a denunciare la vergogna di gazzette che diffondono calunnie per semplicemente allo scopo di fare propaganda, diffondono idee false, che è pronto a giurare, a morire sull'innocenza della duchessa di Berry. E non che questa, non che l'idea che le gazzette scrivessero bugie ad arte fosse un'idea del tutto sbagliata, anzi lo facevano tanto, i giornali in quell'epoca venivano sapientemente sfruttati per questioni di propaganda. Quando il duca Francesco V andrà in esilio dopo l'annessione di Modena al Piemonte, le sue sorelle si lamenteranno sempre di non riuscire ad avere sue notizie certe leggendo i giornali. Però in questo caso ci avevano visto giusto. A Blaye, il 10 maggio del 1834, Maria Carolina di Berry dà alla luce una bambina. Questo, sì, offuscherà un po' la sua popolarità, ma neanche tanto, anzi, nei più susciterà la brama di poterle essere d'aiuto. E soprattutto questo le consentirà di riacquistare la libertà, perché Luigi Filippo d'Orléans, credendo che in tal modo la duchessa di Berry non avrebbe più rappresentato un pericolo, decide di liberarla. Lei torna a Napoli dove viene accolta da una folla acclamante che è solo desiderosa di coccolare e festeggiare la principessa napoletana maltrattata dai francesi. A Napoli sposerà il conte Ettore Lucchesi Palli e terminerà serenamente i giorni della sua vita. Con la famiglia reale francese non riuscirà più a riprendere buoni rapporti, mentre avrà sempre ottimi rapporti con la famiglia di Modena, con gli Austria-Este. Suo figlio Enrico sposerà Maria Teresa d'Austria-Este, la sorella dell'ultimo duca Francesco V.
E la vicenda della duchessa di Berry costerà anche la chiusura, costerà qualcosa anche a Monaldo Leopardi, in particolare provocherà la chiusura del suo foglio. Quel foglio, La voce della ragione, che lui aveva creato su imitazione, ma anche a supporto della voce della verità. Monaldo Leopardi era letteralmente innamorato della voce della verità, la vedeva come una maestra della battaglia, della vera battaglia, anche maestra di tenacia, di vis polemica, e considerava il giornale assolutamente insuperabile, anche mentre dava le stampe il suo, dava sempre comunque il primato alla voce della verità. E si lamentava spesso del fatto che mentre la voce della verità era dal governo estense e sostenuta, la sua voce della ragione fosse invece dal governo pontificio a malapena tollerata. E bisogna dire che nello spirito della restaurazione di cui si parlava prima, i modi sempre molto focosi, talvolta intemperanti, di Monaldo Leopardi potevano suscitare preoccupazioni. Indubbiamente Monaldo Leopardi è un Cesare Galvani, è un impulsivo, non riflette, lui scrive sull'onda del sentimento, sull'onda della passione e molte volte sì, si muove con poca discrezione, quindi non è difficile credere che un governo, qualunque esso fosse, guardasse con una certa apprensione a quello che veniva pubblicato sulla Voce della Ragione. Quando si conclude, diciamo, la vicenda della duchessa di Berry con la delazione di Simone Deutz, Monaldo Leopardi riprende una frase che questo Simone Deutz aveva già pronunciato, ma sulla quale il governo pontificio aveva preferito stendere il proverbiale velo pietoso. Simone Deutz aveva detto che Maria Carolina, nel momento in cui si accingeva a partire per la Vandea, aveva preso accordi anche con il Papa. Monaldo Leopardi riprende più volte questa notizia e il governo pontificio ne è visibilmente infastidito. Ma lui, vi dicevo, si muove spesso con poca discrezione e non vuole sapere, quantomeno di mettersi tranquillo su questo argomento. Anche lui è un appassionato difensore della duchessa di Berry e continua a pubblicare queste notizie che al governo pontificio cominciano a dare fastidio. E a un certo punto arriva l'invito l'invito a chiudere, a cominciare a pensare di chiudere il giornale, magari prendendo come scusa la mancanza di abbonati, che in realtà non, ovviamente non era quello il motivo. Monaldo, bisogna dire che, nonostante quel suo carattere intemperante e focoso, di fronte a questo invito, si mette subito tranquillo e di buon grado accetta. Ed è, possiamo dire, esemplare comunque, nell'obbedienza con cui, si rassegna a chiudere un'esperienza che comunque, sicuramente, gli era stata molto cara. Scrive a Bartolomeo Veratti, a Modena, scrive: "Io tacerò, come deve fare un figliolo quando è percosso dal padre, e rimarrò contento, considerando che bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. I miei 90 fascicoli saranno il mio processo e la mia difesa", scrive Monaldo, e poi invita alla stessa, muta rassegnazione anche gli amici modenesi. "Desidero ardentemente che né la voce della verità né verun altro foglio ragionino di questa morte. Il Papa è il padre di tutti e tutti dobbiamo rispettarlo". Quindi la voce della ragione termina la sua esperienza, mentre la voce della verità continua. Continua ancora per anni a, come dirà Marcantonio Parenti, combattere gagliardamente per la religione e per il trono, fino al 1841. Nel 1841, improvvisamente, suscitando anzi un certo scalpore e grande sorpresa, annuncia la cessazione delle pubblicazioni. È un foglio che è all'apice della fama. Ci sono numerose imitazioni in tutta Europa. Abbiamo un giornale che si chiama La Voce della Verità in Belgio, nato a imitazione di quello modenese. Modena, grazie alla Voce della Verità, è diventata il punto di riferimento di tutto il Partito Cattolico e Legittimista Europeo. È un giornale che ha moltissimi lettori, che ha moltissimi abbonati, che è approvato e sostenuto
dal governo, nessuno riesce a capire perché decida di chiudere. C'è quel famoso incidente diplomatico con l'Inghilterra che ha creato qualche difficoltà e probabilmente è questa la vera ragione della chiusura della voce. Ma ufficialmente non viene detto, ufficialmente si dice semplicemente che non c'è più bisogno di un foglio politico. Perché a Modena è tornata la pace, è tornata la tranquillità. Quel foglio nato nel 1831, dopo la rivolta di Ciro Menotti, ha condotto per 10 anni una buona, tenace e coraggiosissima battaglia politica. Ma a Modena, dopo il 1831, non è successo nulla. Quindi, se è una scusa questa del fatto che non serva più un giornale esplicitamente politico, è una scusa ben fondata. Effettivamente, dopo quel lontano 1831, a Modena c'è la tranquillità, c'è la pace, non c'è nessuna insurrezione. Quindi Marco Antonio Parenti congeda il suo foglio così, dicendo semplicemente: abbiamo portato avanti la buona battaglia finché è stata necessaria. Ora non serve, non è più necessaria. Effettivamente, quando Francesco IV, qualche anno dopo, muore nel 1846, è convintissimo di aver ristabilito l'ordine nei suoi stati, è convintissimo di lasciare al figlio un trono solido e duraturo. E Francesco V, che prende in mano il governo estense, ancora giovane e inesperto, ma è convinto di cominciare a governare appunto in una tranquillità che gli consentirà di andare avanti serenamente e di crescere anche in esperienza politica senza che nulla possa turbare la pace dei suoi stati. Mentre in realtà sarà esattamente il contrario. Francesco IV, che aveva cominciato a governare nella turbolenza politica, finisce nella tranquillità. Francesco V inizia nella tranquillità e dopo pochi anni, perché già nel 48 c'è la prima guerra d'indipendenza, viene travolto dal precipitare, possiamo dire, ormai definitivo delle cose. Ludovico Bosellini, quel liberale di cui vi parlavo prima, incaricato da Farini di scrivere contro i duchi di Modena, di Francesco V sottolinea l'inesperienza e lo definisce d'ingegno meno potente rispetto al padre. Questo può essere comprensibile perché Francesco IV era veramente considerato un sovrano di una tempra molto singolare. Comunque gli riconosce anche equilibrio e sobrietà. Di lui dice che si teme soprattutto l'influenza dei gesuiti e dei sanfedisti, ma questa è chiaramente una sua opinione. Quelli come lui, liberali, certamente la temono, molti altri invece la apprezzano, anzi la auspicano. Francesco V è, rispetto al padre, se vogliamo continuare questo paragone con il padre, appare come dotato di meno forza, ma anche questo bisogna vedere come si intende per forza. Francesco IV combatte pugnacemente in un'epoca in cui, tra l'altro, la battaglia è stringente perché le idee liberali si affacciano, sì, ma ancora non si sa come andrà a finire. Anzi, il partito conservatore è nettamente avvantaggiato nella prima metà dell'Ottocento, almeno all'apparenza. Francesco V resiste quando tutto sta andando a rotoli e resiste senza mai scendere a un compromesso, resiste senza mai aver paura di perdere il potere, resiste difendendo sempre innanzitutto i suoi valori. Ecco, questo ha ereditato sicuramente dal padre. Una fede irremovibile nel legittimismo e nella necessità di difendere innanzitutto la religione cattolica e la Chiesa. Per quanto riguarda invece il carattere, è indubbiamente molto meno apparentemente forte, nel senso di meno autoritario, molto mite, molto sobrio. Francesco V teme fortemente qualsiasi spargimento di sangue, non vorrà mai punire nessuno, mentre Francesco IV aveva saputo usare all'occorrenza, come abbiamo visto, soprattutto nei casi di Don Andreoli e Ciro Menotti, anche il pugno di ferro. Francesco V mai, piuttosto che punire eccessivamente, preferirà non punire affatto. Dopo la prima guerra d'indipendenza concederà un'amnistia generale, perdonerà uno studente mazziniano che farà un attentato alla sua vita. E nel 59, alla seconda guerra d'indipendenza, di fronte alla minaccia dell'invasione franco-piemontese, preferirà abbandonare spontaneamente il trono piuttosto che rischiare spargimenti di sangue.
Filippo Curletti, agente segreto del conte Cavour, capo della polizia politica di Farini, quindi operante a Modena, dirà che se Francesco V non se ne fosse andato spontaneamente, difficilmente i piemontesi sarebbero riusciti a prendere Modena, giusta la fedeltà dei sudditi del ducato estense. Ovviamente su questo possiamo mettere un grande punto interrogativo perché non sappiamo, la storia stava comunque facendo il suo corso e comunque il ducato di Modena era una realtà troppo piccola per poter eventualmente resistere da solo. Però questa è l'opinione di uno dei capi del partito piemontese. Dunque, sabato 11 giugno 1859 Francesco V lascia la capitale estense e non vi farà mai più ritorno. Nel momento della sua partenza, i suoi 3.000 soldati, quella che diventerà poi celebre come la Brigata Estense, lo seguono volontariamente in esilio. Sono uomini di ogni ceto e condizione sociale, quindi non ha torto Teodoro Bayard de Volo dirà che quello è stato il vero plebiscito per Modena. A prendere, diciamo, il potere in città arriva pochi giorni dopo Luigi Carlo Farini, commissario regio piemontese, accolto da scarsissima partecipazione popolare, i piemontesi dovranno misurarsi fin da subito e ancora per molti anni con la nessuna, possiamo dire, praticamente nessuna partecipazione della città alla nu vita politica del nuovo regime. I modenesi rimarranno per molti anni fedeli al duca. Lo dice anche Francesco Selmi in una lettera a Giuseppe La Farina, dove parla addirittura della città di Massa, dove peraltro la tradizione estense era più breve, Massa era diventata estense da poco, eppure i cittadini vivevano nella fedeltà e nella nostalgia del duca. Scrive Francesco Selmi che la città di Massa conta un buon numero di duchisti, moltissimi nel contado circostante. In alcune ville può dirsi che si sopporta per timore la dominazione piemontese e che ivi le disposizioni sarebbero a pigliare anche le armi contro di noi. E poi aggiunge che a Massa chi portava amore all'Italia veniva segnato a dito come un cervello sconvolto. E infatti anche appunto nella zona di Massa, anche nella Garfagnana e soprattutto naturalmente nelle campagne modenesi, ci saranno negli anni successivi al 59 numerose rivolte legittimiste. Parliamo di un piccolo stato, parliamo di piccole rivolte, rivolte di contadini che si raggruppavano di notte, imbracciavano qualche arma improvvisata e cercavano di resistere agli ambienti, alle autorità piemontesi. Le autorità piemontesi si troveranno in una certa difficoltà. Sì, ci sono dei rapporti di polizia abbastanza dettagliati, delle lettere di poliziotti che lamentano di non riuscire a tenere l'ordine. Però è anche vero che rimane proprio per il dato di fatto della modestia del ducato di Modena, modestia territoriale. Popolazione ovviamente ridotta, che non si può paragonare certamente a un fenomeno come quello del cosiddetto brigantaggio al sud, che mise seriamente in difficoltà lo Stato italiano per molti anni. Qui si trattava di piccole rivolte che alla fine non era difficile per i piemontesi soffocare. Però questa nostalgia del duca che le generava, queste rivolte rimase moltissimo. Ancora nel 1864. Un ufficiale della Brigata Estense che rientra a Modena dopo che la brigata è stata costretta a sciogliersi nel 1863 per volontà dell'imperatore d'Austria che non riteneva più conveniente mantenere un esercito di uno Stato che di fatto non esisteva più, e questo Francesco V lo vivrà e lo denuncerà come un grande tradimento, ne sarà molto deluso. Comunque, questo ufficiale Vandelli si chiamava, torna a Modena e vede che i contadini ancora stanno aspettando il ritorno del duca. Dice che non poteva uscire di casa, che veniva accerchiato da turbe di contadini che senza mistero si protestano pronti ad ogni istante a tutto sacrificare e a insorgere a pro del sovrano nostro.
Continue sono le domande dei campagnoli, fra cui egli dimora, per conoscere se e quando possa ritornare il nostro sovrano. Sono talmente tante queste domande, questi episodi, che lui, per non incorrere, come scrive lui stesso, nel sospetto del governo, dovrà vivere ritiratissimo. Eppure sono passati 4 anni da quando, con il famoso plebiscito dell'11 e 12 marzo 1860, il popolo modenese ha scelto pressoché all'unanimità di essere annesso al Piemonte. Sulla serietà dei famosi plebisciti non è nemmeno il caso di parlarne, diceva Antonio Gramsci, e direi che conviene attenersi a questa linea anche perché l'argomento è stato più volte trattato. Tra l'altro, a Modena abbiamo avuto la fortuna di avere un agente piemontese come Filippo Curletti che, dopo aver presieduto le operazioni di voto, ha voluto, diciamo, ripulirsi la coscienza scrivendo le famose rivelazioni in cui ha messo nero su bianco come si sono svolti questi suffragi. Lui dice, ad esempio, che era talmente sconsiderata, talmente così leggera l'introduzione di schede apocrife nelle urne che al momento del conteggio in genere risultavano più votanti che aventi diritto. Ma poiché il conteggio lo facevano gli stessi agenti piemontesi, questo non rappresentava naturalmente un problema. I modenesi quindi prendono atto che a un certo punto non sono più gli abitanti della capitale estense, ma sono gli abitanti di una provincia sarda. E cosa possono fare se non scrivere una protesta che naturalmente rimane inascoltata e che oggi giace tra carte di archivio, che però ci rende l'idea del loro sdegno. In questa protesta che viene pubblicata dal giornale torinese L'Armonia già nel marzo del 1860, si legge che i modenesi dichiarano fittizia, adulterata, falsificata l'unanimità di quella votazione. E poi mettono in luce come la pratica applicazione di questo universale suffragio fu totalmente disposta, preparata, accompagnata e seguita da maneggi di sì sfacciata malafede da svergognarsene gli stessi più svergognati mariuoli. Noi in primo luogo protestiamo come cittadini decantati liberi contro tutte le arti, i soprusi, le angherie e le menzogne di ogni specie con cui si è forzata la nostra volontà, imponendoci quella di un partito che per la sua minoranza, a confronto dell'immensa maggioranza contraria, sarebbe una frazione spregevole se non fosse dagli stranieri sostenuta. Ecco, ho voluto la protesta molto più lunga, ho scelto queste frasi, soprattutto questa conclusione, perché mette in luce quello che veramente è capitato in quegli anni, una minoranza che si impone grazie all'appoggio dello straniero. No, visto che il Risorgimento ha fatto dell'indipendenza una delle principali sue bandiere, è giusto mettere in luce che non ci fu alcuna indipendenza, semplicemente si passò da una influenza a un'altra influenza. E questo sappiamo benissimo che è a maggior ragione vero al sud, dove senza l'Inghilterra Garibaldi non sarebbe mai sbarcato. E altra cosa che possono fare i modenesi è dar vita a un nuovo foglio. Adesso ce n'è bisogno. Non saranno purtroppo mai più replicati i successi della Voce della Verità, anche perché le condizioni ora sono nettamente cambiate. Si passa dall'avere, dall'agire con un governo favorevole all'agire di nascosto, con un'autorità civile fortemente contraria che spesso perseguita. E si passa da un'opinione pubblica quasi interamente favorevole a un'opinione pubblica che pian piano comincia inevitabilmente a corrompersi per il sempre maggior diffondersi delle idee liberali. Comunque, Marco Antonio Parenti, ormai anziano e stanco, privato dalla sua cattedra universitaria, da Luigi Carlo Farini, perché i liberali erano liberali di nome, ma poi quando arrivavano e governavano difficilmente adottavano metodi liberali, si dichiara comunque disposto a dirigere il nuovo foglio. Si dichiara sempre disposto a morir combattendo in sulla breccia a difesa del vero e del giusto. Il difensore, così si chiama la nuova rivista modenese, esce dal 5 gennaio 1861 e uscirà fino al 30 marzo 1867.
E dopo sarà sostituito da altri fogli. I sanfedisti di Modena non smettono la loro battaglia, andranno avanti anche fino all'inizio del nuovo secolo. Ad affiancare ora Marcantonio Parenti c'è un nuovo campione del legittimismo cattolico, Ferdinando Casoli, che sposa la figlia di Marcantonio Parenti, Virgilia, e i cui due figli, Pier Biagio e Alfonso Maria, saranno a capo, diciamo, di quel movimento enorme che metterà in gravissima difficoltà il governo italiano dopo la presa di Roma, che è l'opera dei congressi. Quindi vediamo che Modena rimarrà attivissima, rimarrà in primo piano fino, come vi dicevo, a buona parte dei primi decenni del Novecento, come nella difesa dei valori della tradizione, però in una situazione di sempre maggiore difficoltà per le circostanze che diventano sempre naturalmente più ardue da sostenere. Però ecco, la sua fama di roccaforte del legittimismo non muore certo con l'annessione al Piemonte, anzi. Ancora oggi possiamo ricavare dei messaggi utili, dei messaggi attuali, sia dall'esperienza di questi sanfedisti o i clericali modenesi, anche erano chiamati, soprattutto durante il periodo dell'opera dei congressi, e anche dalla figura dell'ultimo duca di Modena, Francesco V, che era, se vogliamo, come diceva il Bosellini, meno ingegnoso e meno forte del padre. Ma rispetto al padre aveva una caratteristica molto particolare e molto utile per noi che amiamo andare a indagare la storia. Era un ottimo scrittore, un ottimo e fecondo scrittore. Francesco V ha scritto moltissime memorie, lettere, diari, quindi possiamo conoscere perfettamente il suo pensiero politico, che è di grande interesse. La storia lo ha relegato nell'ombra, perché di Francesco V tutti dicevano, sia gli avversari per denigrarlo, sia invece anche gli amici invece per dargli una caratterizzazione positiva, dicevano non è l'uomo dei nostri tempi. Questo però sì, man mano che la cultura è andata avanti in senso liberale progressista, questo è bastato per metterlo nel novero dei personaggi poco interessanti. Poi certi libri di storia lo liquidano come un semplice tirannello alle dipendenze dell'Austria, uguale al padre per ottusità, cocciutaggine nel rimanere legato ai valori superati dell'antico regime, ma meno ingegnoso e meno determinato. In realtà, Francesco V, dai suoi scritti, lascia emergere una grandissima lungimiranza politica. Lui era uomo del passato per quei valori che riteneva non superabili, quei valori che lui riteneva eterni, e su quelli non c'era da discutere, quelli andavano perseguiti sempre a qualunque costo e messi davanti a tutto. Quindi l'autorità divina, il potere che viene da Dio e non può essere manomesso, compromesso, mercanteggiato, la difesa della fede cattolica e della Chiesa e del Papa, su quello non si poteva discutere. Per lui quello era necessario, non perché è uomo del passato, ma perché sono valori eterni. Ma su tutto il resto, lui era un uomo di una grande modernità. Nel poco tempo che ha potuto governare a Modena, ha fatto cose straordinariamente moderne. Ha inaugurato la ferrovia, aveva un sistema postale efficientissimo, ha curato con particolare attenzione la creazione di una lega doganale, perché il suo grande sogno era quello di creare una confederazione italica. E su questo ha lasciato anche uno scritto di grandissimo interesse, uno scritto che ha cominciato giovane, quando ancora non era duca, che poi ha continuato da duca, e dove spiega nel dettaglio come fosse necessario per l'Italia creare sì un'unità, come si sentiva l'esigenza, e non lasciare che questa esigenza finisse nelle mani dei liberali, degli avversari, ma creare un'unità ragionevole nel rispetto delle tradizioni, nel rispetto dell'indipendenza degli antichi stati. E Francesco V, così come anche i sanfedisti di Modena, gli intellettuali modenesi, non parlano e non scrivono mai contro l'Italia in sé, parlano e scrivono contro il modo in cui l'Italia in quegli anni minaccia di essere fatta. Per
Per loro c'è un'Italia che è quella che è sempre stata, che è l'Italia delle capitali, l'Italia delle differenze, l'Italia delle tradizioni, e quella va preservata ad ogni costo ed ha una grandezza che nei secoli si è espressa al di sopra di ogni altra. L'Italia è stata grande nell'arte, nella letteratura, più di qualsiasi altra, nazione europea, e questo loro lo rivendicano e lo mettono bene in luce. Ma i tanti paesi che compongono l'Italia, le tante capitali, sono una ricchezza che hanno reso possibile tutto questo. Bartolomeo Veratti lo scrive molto chiaramente, sottolinea l'importanza delle antiche sovranità radicate nelle abitudini e fondate nelle origini storiche della nazione, perché grazie ad esse la collettiva e vera unità nazionale si può contare su tanti centri vitali che contribuiscono a promuovere la pubblica prosperità. Quindi, come diceva l'Armonia di Torino, c'è un'Italia vera che è questa, l'Italia delle capitali, l'Italia delle differenze, l'Italia dei tanti centri vitali. E poi c'è l'Italia fittizia, che è lo Stato liberale centralista che i piemontesi stanno creando a danno di tutti gli altri. È un'Italia soffocata, questa del nuovo Stato, un'Italia soffocata dentro un confine troppo limitato, che provoca inevitabilmente una perdita di tradizioni, di costumi, di libertà, che a lungo andare non può non provocare miseria, ribellioni e spargimenti di sangue. Francesco V ne era molto consapevole, i Savoia no, i fatti daranno ragione a Francesco V, ma l'Italia sarà fatta come avevano voluto e pensato i Savoia, con l'appoggio, ribadisco, di potenze straniere senza le quali non avrebbero potuto fare assolutamente nulla. Quindi Francesco V scrive il suo progetto di confederazione per creare una patria orgogliosa e forte. C'era questo l'unico scopo del suo scrivere, del suo studiare un progetto che era semplicemente logico per l'Italia. E infatti non fu l'unico a pensare a una confederazione. Tanti tra i sovrani, tra i ministri, tra gli intellettuali dell'epoca pensavano alla possibilità di una confederazione o almeno di un buon federalismo. Ovviamente ognuno lo pensava dal suo punto di vista. Abbiamo quindi un Francesco V che pensa a una confederazione italica guidata dall'Austria, abbiamo i Neuguelfi che pensano a una confederazione guidata dal Papa, abbiamo un Cattaneo che pensa a una repubblica federale. È chiaro, ognuno la vedeva dal proprio punto di vista, ma c'era questo dato comune, la necessità di preservare l'Italia delle Italie, l'Italia multiforme, l'Italia fatta di tante ricchezze, di tante diversità, di tante indipendenze che andavano difese e non omologate. E invece niente, si è fatta in maniera diversa, e Francesco V è finito semplicemente a incarnare l'uomo del passato. È diventato comunque, grazie ai suoi scritti, grazie alla tenacia con la quale ha saputo resistere anche nella sciagura, perché non dimentichiamo che quando si allontana da Modena ha 40 anni e dopo vive il resto della sua vita in esilio a Vienna, nella scomoda posizione del cugino povero, ospite dell'imperatore. A osservare che tutto il mondo va al contrario di quello che lui aveva auspicato, e fa delle analisi lucidissime. Il tirannello alle dipendenze dell'Austria, come certi storici lo hanno definito, sapeva essere invece molto critico, molto lucido anche nell'analisi della situazione dell'impero, sapeva denunciarne i difetti, sapeva suggerire delle possibilità diverse. E poi sapeva analizzare Francesco V con appunto una grande lucidità e lungimiranza quello che sarebbe accaduto alle monarchie. Lui vedeva ormai la fine decretata per le monarchie europee. Diceva: con le massime alla moda non rimane che l'alternativa fra l'anarchia e la tirannide. E difatti poi di lì a poco quasi tutte le monarchie sarebbero scomparse. Quindi Francesco V, diciamo, perché per queste sue idee e anche per il fatto che le sapeva scrivere, le sapeva diffondere, non era visto semplicemente come il sovrano spodestato di un piccolo stato italico. E infatti, alla sua morte, avvenuta piuttosto precocemente, il 20 novembre del 1875, sui giornali europei si scatena una polemica che non sarebbe giustificata, non sarebbe spiegabile per la morte, ripeto, di uno qualsiasi dei sovrani spodestati della penisola italica.
C'è chi lo calunnia, c'è chi inventa anche, come dirà il Devolo, delle bugie tremende per screditarlo, c'è chi lo difende appassionatamente. Ci sono dei giornali cattolici che scrivono: sì, non era l'uomo dei nostri tempi, perché in tempi di codardia fu l'unico a mostrarsi coraggioso, in tempi di debolezza fu l'unico a mostrarsi forte. Comunque, diciamo, un vedere questo personaggio in una maniera o estremamente positiva o estremamente negativa, creando un dibattito appunto che porta Francesco V ben oltre i confini del Ducato Estense, cioè come la voce della verità, come il gruppo degli intellettuali modenesi, così anche lui diventa un po' un punto di riferimento per un mondo che sì, è sempre più in difficoltà, sta scomparendo, sembra ormai condannato dalla storia, ma che ancora esiste e vuole avere ancora la possibilità di esprimersi. Teodoro Bayard de Volo, che poi scriverà una poderosa biografia di Francesco V, scrive appunto in merito alla sua morte, e qui concludo, che questa polemica era, secondo lui, abbastanza ovviamente disgustosa e anche riguardosa nei confronti della vedova, la duchessa di Modena Adelgonda di Baviera, però cerca anche di analizzarle, di trovare una spiegazione perché si è scatenata tanta polemica per la morte del duca di un piccolo stato, del piccolo ducato di Modena. E allora scrive: quali erano le accuse, le cause di tanto sdegno velenoso? Quali erano i capi della formidabile accusa? E poi prova a dare una risposta: l'avere costantemente tutelata la pubblica morale, oppure l'aver negato di riconoscere un Napoleone sul trono di un San Luigi, l'aver rifiutato di aderire alla Lega della Rivoluzione e avere promosso invece la Lega dei Sovrani d'Italia, essersi mostrato riverente dinanzi al Vicario di Cristo, avere serbato la fede di buon alleato. E allora riflette ancora: se tali sono i motivi del livore, non sono anche al tempo stesso i migliori argomenti di encomio? Non si viene così a proclamarlo amante della giustizia, difensore dei buoni costumi, superiore a ogni umano rispetto, previdente e leale, integerrimo e coraggioso? E allora giunge alla sua conclusione. In fondo non aveva del tutto torto la rivoluzione a prendersela tanto con la memoria di Francesco V, perché se le stesse qualità si potessero riprodurre non in un duca di Modena, ma nel sovrano di un vasto impero, la causa della rivoluzione sarebbe irremissibilmente perduta e la società sarebbe salva. Grazie.